Papà Pig prepara una zuppa di verdure per pranzo. Papà, ti posso aiutare? Sì, grazie, Peppa. Puoi buttare tutte queste bucce delle verdure. Va bene! Ferma, Peppa. Le bucce delle verdure non vanno nel secchio normale. Vanno in quel secchio là, quello marrone. Nonna! Proprio così, George. Quella è una buccia di banana. E lì dentro ci sono anche cipolle, carote e tutti gli avanzi di ogni tipo di frutta e verdura. Il nonno e la nonna ne saranno felici. Perché a nonno Pig e a nonna Pig piace mangiare le bucce delle verdure? No, Peppa. Sono per il giardino del nonno. Aiutano le piante a crescere bene. Potremmo portargliele subito dopo pranzo. Che bello! Mamma Pig, Peppa e George portano le bucce delle verdure a casa di nonno e nonna Pig. Siamo arrivati! Evviva! Nonno Pig! Nonna Pig! Abbiamo portato un regalo specialissimo per te! Ah, ma quante bucce di verdura! Che cosa fantastica! Al mio giardino piaceranno moltissimo! Perché il tuo giardino mangia le verdure, nonno? Niente affatto, Peppa! Tutte queste bucce andranno a finire nel mio mucchio di concime organico! Oh, e che cos'è? Adesso ti faccio vedere! Eccolo qui! Ma questa è una scatola di legno! Esatto, Peppa! Ma questa è una scatola di legno molto intelligente! Metto tutte queste bucce qui in cima e dal fondo si vedrà uscire una deliziosa terra molto ricca chiamata concime organico. E come fa a farlo? È una scatola magica per caso? No, cara Peppa. Ho tanti piccoli amici che le danno una mano in questo lavoro. Dove? Sono qui dentro. Guarda. Ci sono tanti vermi. Vermi, vermi. La storia della tigre blu, o del ragno verde, o del pinguino arancione. E questa che cos'è? Il meraviglioso mondo del calcestruzzo. Ah, lo stavo giusto cercando. È tuo questo libro, papino? È un libro che ho preso in prestito in biblioteca. E che cos'è una biblioteca? Un posto dove si prendono in prestito libri e quando hai finito di leggerli, li restituisci. Ma stavolta Papà Pig ha dimenticato di restituire il libro. L'ho tenuto per un lungo, lungo periodo. Non importa, lo potrai restituire domani. Ma adesso tutti a nanna. Dopo che Papino ci avrà letto quella storia. Non è esattamente una storia, piccola mia. Per favore, leggicela comunque. E va bene. Il meraviglioso mondo del calcestruzzo. Il calcestruzzo è un materiale usato per le costruzioni composto da sabbia, da acqua e da una miscela chimica. Capitolo primo. La sabbia. Peppa, George e Mamma Pig si sono addormentati. È mattina. Peppa e la sua famiglia arrivano in biblioteca. Accipicchia! Ma qui ci sono un sacco di libri! Peppa, bisogna fare silenzio quando si è in biblioteca. Perché? Perché le persone vengono qui apposta per leggere e vogliono il silenzio. Il prossimo, prego. La bibliotecaria è la signora Coniglio. Buongiorno, mamma Pig. È venuta a restituire quei libri? Esatto, signora Coniglio. Ha fatto bene. Perché il computer sta facendo quel suono? Sta controllando che non abbiate fatto i bricconcelli e tenuto i libri troppo a lungo. Forse io ho tenuto questo libro un po' troppo a lungo. Non si preoccupi, Papà Pig. Non sarà poi così grave. Perbacco! Papà Pig ha tenuto questo libro per ben 10 anni. Papà distrattone! Scusi, signora Coniglio. Non ha importanza. Adesso può scegliere un altro libro. Nonno Pig! Hai con te il telefono cellulare? Certo, nonna Pig! Attento a non farlo cadere in acqua! Certo, nonna Pig! Lo hai acceso? Certo, nonna Pig! Ciao! Ciao, ciao! Ecco nonno cane. Ah, salve!
Salve a voi! Giornata perfetta per navigare. Lo farei anch'io, ma alla mia barca serve una ripulita. Io proprio non capisco. Perché affannarsi a pulire quel ferro vecchio? Anzi, mi meraviglio che continui a stare a galla. Questo ferro vecchio resterà a galla anche molto tempo dopo che la tua scatola di latta avrà raggiunto il fondo del fiume. Nonno Cane è il migliore amico di Nonno Pig. Avanti a tutto vapore! Ciao, ciao! Allora, io sono il capitano di questa nave e quando il vostro capitano vi ordina di fare una cosa, voi dovete obbedire. Sì, signor capitano! Sì, signor capitano! Polly Pappagallo ripete tutto quello che viene detto. George, issa la bandiera! George, issa la bandiera! Peppa, suona la campana! Peppa, suona la campana! Nonnino, posso fare io il capitano? Ti prego! Va bene, ma dato che sei il capitano, devi indossare questo cappello. Adesso è Peppa il capitano e tutti devono obbedire ai suoi ordini. Suona la campana! Gira quel timone! Sì, signor capitano Peppa! E ora saltate su e giù! Il capitano Peppa è un po' agitato. Forse è meglio che torni ad essere io il capitano. Non vorrei rischiare di andare a sbattere da qualche parte. Governare una barca può essere molto pericoloso. Fortunatamente io sono un ottimo capitano. Oh no! La barca di Nonno Pig è finita contro un isolotto. È una giornata perfetta per fare un bel niente. A Papà Pig piace fare un bel niente. Papino, cosa fai? Non vai a lavorare oggi? No, Peppa. Oggi è sabato. Papà Pig non lavora il sabato. Papà Pig, farei tardi al lavoro. Ma oggi è sabato, Mamma Pig. O sbaglio? No, oggi è giovedì. Oh! Papà Pig il giovedì lavora. Ci vediamo dopo! Ciao, ciao! Povero papà che deve andare a lavorare. Beata te, mamma, che puoi giocare a casa tutto il giorno. Ma io non gioco affatto. Come vedi, lavoro con il mio computer. George vuole giocare al gioco della gallinella felice. George, potremo giocare al gioco della gallinella felice quando avrò finito di lavorare. Mamma Pecora e Susie sono venute a prendere Peppa per portarla all'asilo. Ciao, Peppa! Ciao a te, Susie! Ciao, divertitevi all'asilo! Ciao, ciao, mammina! Lavora sodo! Signora Pecora, lei lavora? O gioca, invece? Oggi dovrò lavorare moltissimo, Peppa. Devo andare in palestra. E che cosa si fa in palestra? Si corre, si saltella, si fanno flessioni. Ma mamma, questo non è lavorare. Questo è giocare. Peppa e Susie sono arrivate all'asilo. Ciao a tutti! Ciao, ciao, Peppa! Ciao, ciao, Susie! Silenzio! Attenzione! Oggi giocheremo al negozio! Oh! Chi di voi vuole fare il venditore? Io! Peppa e Susie saranno i venditori, mentre tutti gli altri potranno fare i clienti. Peppa e Susie gestiranno un finto negozio. Peppa, che cosa dobbiamo fare? Io starò alla cassa e tu, Susie, ti potresti occupare degli scaffali. Va bene! Era Messie Asino al telefono. Stava parlando in francese. Ah, proprio come pensavo. Mammina, che cosa ti ha detto Messie Asino in francese? Ha chiesto se la piccola Delphine può venire a farci visita. Oh, che bello! Delphine Asino è un'amica molto speciale di Peppa. Viene dalla Francia. Delphine viene da noi per imparare a parlare la nostra lingua. Evviva! Dobbiamo sbrigarci. Il treno di Delphine arriverà da un momento all'altro. Ultima fermata! Si scende! È il treno di Delphine! Delphine! Bonjour! Bonjour vuol dire buongiorno in francese. Bonjour! Bonjour! Bonjour, signor Asino! Per dindirindina,
Questo enorme baule è tutto per Delphine? Sì, Delphine si è portata qualche cosetta per questo soggiorno, cose che qui voi non avete. Formaggio, pane, pomodori e dell'acqua. Au revoir, Delphine, tornerò a riprenderti domani sera. Oh, dove metto il bagaglio di Delphine? In camera mia, in cima alle scale, il punto più alto della casa. Quanto pesa? Serve per una notte sola? Oh, sì. È proprio per questa ragione che ho portato un bagaglio così piccolo. Oh. Allora, Delphine è qui per esercitarsi nella nostra lingua, quindi noi la dobbiamo aiutare. Certo, mammina. Prima di tutto mi devo scusare. Io non parlo molto bene la vostra lingua. Non mi sembra che parli poi così male. Lei è molto gentile, Monsieur Pig, ma posso farle solamente una piccola domanda riguardo all'italiano? Ma è naturale. Chiedi pure, io sono un esperto. Ti ascolto, Delphine. La forma passiva dei vostri verbi richiede sempre l'utilizzo dell'ausiliare oppure facoltativo? Quasi arrivati, mammina! Non ancora, Peppa! Conosco un bel gioco. Ognuno deve trovare una macchina del proprio colore preferito. Sì! Il mio colore preferito è il verde. Il mio è l'arancione. E il mio è il rosso. George, e il tuo colore preferito qual è? Il colore preferito da George è il blu. Vediamo quale sarà la prima macchina che passa. Va bene! Arriva Candy Gatto con la sua macchina verde. Oh, 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 verde! È proprio il mio colore preferito! Ho vinto io! Ciao, ciao, Candy! Ciao, ciao, Peppa! Ecco Danny Cane con il carro attrezzi arancione di Nonno Cane. Arancione, ho vinto anch'io! Ciao, ciao, Danny! Ciao, ciao, Peppa! Oh, oh, oh. Arriva un'altra macchina! Ma è Susie! Ciao! Ciao, Peppa! Giusto, George. È proprio blu quella macchina. Ora hai vinto tu. Questo gioco è bruttissimo. Non vedo neanche una macchina rossa, non ce n'è nessuna. Sì che c'è una macchina rossa sulla strada. Dove? Di che colore è la nostra macchina, piccola mia? È rossa! Ho vinto, ho vinto! La famiglia Pig è arrivata in montagna. Non immaginate che vista fantastica avremo una volta in cima! Siamo arrivati! Evviva! Guardate che meravigliosa giornata di sole! Oh! Oh no, è cominciato a piovere! Ma dov'è la fantastica vista, papà? Eccola una fantastica vista! La signora Coniglio con il carretto dei gelati. Salve, signora Coniglio! Salve, papà Pig! 4 gelati, per favore. Di quale gusto li desidera? Menta, arancia, fragola e mirtillo. Molte grazie, signora. Ecco a lei. Bola di Polly. Mi scusi tanto, Madame Gazzella. Oh no, Pedro ha la tosse. Non ti preoccupare, adesso telefono al dottor Orso Bruno. Dottor Orso Bruno, chi parla? Buongiorno, dottore, sono Madame Gazzella. C'è un alunno malato. Stia tranquilla. Volo, arrivo immediatamente. Ditemi tutto, qual è il problema? Io ho tanta tosse. Sì, capisco. Ed è una tosse secca oppure una tosse grassa? Non lo so, dottore, però fa così, ecco, senta. E quando è cominciata questa tosse? Quando Madame Gazzella ha iniziato a cantare. Non è assolutamente grave, ma la tosse di Pedro potrebbe contagiare gli altri. Che cosa significa contagiare? Quando a qualcuno viene la tosse, a volte anche a chi gli è vicino viene la tosse. Devo prendere una medicina? Soltanto un cucchiaino di sciroppo. Purtroppo temo che non abbia un buon sapore. Sa di scarpa vecchia ripiena di marmellata. La ringrazio, dottor Orso Bruno. Arrivederci! Arrivederci! Come immaginavo, Pedro ha attaccato la tosse a tutti gli altri.
Danny Cane e Susy Pecora hanno preso la tosse da Pedro. Apri bene la bocca. Ha il sapore di uno yogurt al gusto di zerbino sporco di terra. Ha il sapore dei fiori di campo quando marciscono. Complimenti per aver preso senza protestare la medicina. Scusi, dottor Orso Bruno, ma lei non si ammala mai? No, Peppa, io non mi ammalo mai, perché mangio una mela al giorno. A più tardi. Ciao! Ciao, ciao! Povero papino! Che sfortuna, va sempre a lavorare. Sì, lavora tanto. Avanti, andiamo a giocare. Sì, andiamo a giocare. Peppa adora saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. George adora saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Mamma Pig adora saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Oh no! Mammina, guarda! Abbiamo sporcato di fango la maglietta da calcio di papà! Oh. Non fa niente, vuol dire che la rilaveremo. Tornerà pulita in un attimo e papà neanche saprà che si era sporcata di fango. Cerchiamo qualcos'altro da mettere in lavatrice. Oh, anche il mio vestito si è un po' sporcato. Mamma Pig e George hanno trovato altre cose da lavare. Molto bravo, George. Mettiamo i panni in lavatrice e poi l'accendiamo. La lavatrice si riempie di acqua calda saponata. Splash, splash, splash! Splash, splash, splash! La lavatrice fa tremare tutta la cucina. Oh, Peppa, dov'è il tuo vestito? È lì dentro, si sta lavando. Cosa? Oh, no! Guarda, mammina! Ora il mio vestito rosso è tutto lindo e pulito. È vero, Peppa. Ma guarda cosa ha fatto a tutto il resto. Oh, cielo! Visto che siamo in campagna, penso che potremmo trascorrere la giornata osservando la natura. Ottima idea, Mamma Pig! Guardiamoci un bel programma sulla natura. Una delle meraviglie della natura, gli uccelli. Com'è affascinante! Zitto! Vuoi stare zitto, uccellino? Non riusciamo a sentire la televisione! No, Papà Pig! È una cosa assolutamente sbagliata. Non si può campeggiare e guardare la televisione. Questo si può fare a casa. Sì, hai ragione tu, Mamma Pig. Ci sono tanti posti divertenti da visitare. Questo è il mondo degli alberi. Cos'è il mondo degli alberi? Il mondo degli alberi è una grande foresta piena di alberi. Non mi sembra tanto divertente. Oppure c'è la città delle patate. Che cos'è la città delle patate? Si fa un giro per i campi di patate che termina con un assaggino di patate. Sembra molto interessante. O c'è il paese delle anatre. Cos'è il paese delle anatre? È un fiume immenso tutto pieno di anatre. Paese delle anatre! Andiamo al paese delle anatre! Peppa e George adorano le anatre. Come si fa ad andare al paese delle anatre? Sarà il camper a guidarci. Dove volete andare oggi? Paese delle anatre, per favore! Procedere sempre dritto lungo la strada. Andiamo dalle anatre con un camper giallo. Benvenuti nel paese delle anatre! Buongiorno! Quanti biglietti, prego? 2 adulti e 2 piccolini. Divertitevi con le anatre! Ma dove sono le anatre? Forse sono andate in vacanza. Forza, cominciamo a preparare il picnic. Le anatre si fanno sempre vedere quando... Quando noi facciamo i picnic! Oh, ma dov'è papà? Sta arrivando con una bellissima sorpresa. Quello cos'è? Questo è un camper, Peppa. L'abbiamo noleggiato per andare in vacanza. Guardate, questo camper ha proprio tutto. Questo pulsante serve a far uscire l'acqua.
E questo pulsante fa funzionare la TV. E a cosa serve questo pulsante? Non ne sono sicuro. Sarà meglio non toccarlo finché non lo sapremo. Siete tutti pronti per andare in vacanza? Sì, sì, mamma Pig! E allora via! Ce ne andiamo in vacanza con un camper giallo! Questa cartina è un po' complicata. Papà, cerchiamo di non perderci, per favore! Non ti preoccupare, Peppa. Sono esperto nel leggere le cartine. Oh, questo sì che è strano. Ci siamo persi? Proprio così. Arriva nonno cane con il nipotino Danny. Ciao, Peppa! Oh, ciao, Danny! Ci siamo persi! Persi? Vi si è rotto il navigatore? Come il navigatore? Certo, quello che lei sta guidando è un camper 320. È un modello col navigatore di serie. Benvenuti nella macchina del futuro. Ah! Ecco a che cosa serviva quel pulsante. Dove volete andare oggi? Ma papino, il camper sta parlando. Ingegnoso, vero? La voce del computer aiuta a trovare la strada. Ma il computer come fa a sapere dove vogliamo andare? Glielo indichi tu. Buongiorno, signora voce del camper. Buongiorno. Noi stiamo andando in vacanza. Ci può dire la strada? Procedere sempre dritti sulla strada che state percorrendo. Grazie per l'aiuto, nonno cane. Non c'è di che. Divertitevi in vacanza. Questa diventerà la più bella casa del mondo. George, è arrivato Richard Coniglio. George! Richard! Dinosauro! Dinosauro! Ciao, Richard! Torno a prenderti tra un po'! Divertiti, piccolo mio! George e Richard Coniglio sono amici del cuore. George! Richard, fermi! Guardate, avete buttato giù tutto! Non potete giocare senza far tremare il pavimento! George trasforma il cesto dei giocattoli in un vulcano. Richard usa gli alberi giocattolo per creare una giungla. George usa i cubi dell'alfabeto per fare un fiume. Dinosauro! George e Richard hanno trasformato la stanza nella terra dei dinosauri. Io me ne vado, basta! Voi fate troppo ghiaccio! Io dico patato! Io dico patata! Patato! Il lato positivo delle giornate piovose è che possiamo guardare degli istruttivi programmi in TV. Patato! Patata! Patato! Patata! Mammina, George e Richard hanno trasformato la nostra camera nella terra dei dinosauri. E la terra dei dinosauri purtroppo è rumorosissima. George ha fatto venire il suo amico del cuore, invece io non ho nessuno con cui giocare. Potresti chiedere a Susy Pecora di venire da te. Susy Pecora è la migliore amica di Peppa. Susy Pecora può venire a casa nostra? Proviamo a chiamarla. Pronto? Sono Susy Pecora, chi è? Ciao Susy, sono Peppa. Potresti venire a casa mia adesso? Certo Peppa. Posso mettermi il camice da infermiera? Sì, ma vieni più in fretta che puoi. Come possiamo raccogliere i soldi per aggiustare il tetto della scuola? Organizziamo una corsa di beneficenza. Cos'è una corsa di beneficenza? È una corsa durante la quale gli organizzatori raccolgono dei soldi. E più soldi vengono donati, più lunga è la corsa. Ottima idea, Papà Pig. Lei quanto a lungo può correre? Cosa? Io posso correre quanto vuole, madame. Ma papà, tu a malapena ti alzi dal divano. Che sciocchezza. Io ho una grande esperienza nella corsa. Bene, c'è qualcun altro che vuole correre? No, grazie. Ma io darei dei soldi per vedere Papà Pig correre. Sì, anch'io. Anche io. Meraviglioso. La ringrazio, Papà Pig. Peppa e la sua famiglia mangiano gli spaghetti. Deliziosi. Sono rimasti degli spaghetti? Ma Papà Pig,
Ne hai già mangiate ben 3 porzioni. Mangiare mi dà energia. E ho bisogno di energia per la corsa di beneficenza. Ma hai anche bisogno di allenarti per la corsa. E se io mi allenassi a mangiare oggi e poi mi allenassi a correre domani? No, papà. Tu devi allenarti per la corsa subito, da ora. Wow. Avanti, papino. Inseguici. Questo è troppo facile. È facile correre giù per la collina. Ma è difficile correre su per la collina. Forse non avrei dovuto mangiare così tanti spaghetti. È il giorno della corsa di beneficenza. Madame Gazzella ha una mappa per mostrare fino a dove deve correre Papà Pig. Se Papà Pig riesce a correre fino a qui... Quello è il supermercato! E fino a qui... È la stazione di servizio di mio nonno. E arriva fino a questo punto qui... È il castello ventoso. Allora avremo abbastanza soldi per riparare il tetto della scuola. Lo faccio immediatamente! Pronti? Ai posti? Via! Ci sono riuscito! Adesso possiamo fare il picnic. Che papà buffone! Quello è soltanto un disegno. Certo, adesso deve correre fino al vero castello ventoso. Oh. Perché sto andando a seguire un corso da pompiere per le mamme. Oh! Oh, oh, oh. È una bella scusa per una tazza di tè e 4 chiacchiere. Beh, e tu che cosa farai oggi, Papà Pig? Io ho una partita molto importante con la squadra di calcio dei papà. Cioè, un mucchio di bambini cresciuti che prendono a calci un pallone. E poi faremo anche un bel barbecue. Sono arrivati il signor Toro, il signor Coniglio, il signor Pony e il signor Zebra. Muuu! Volete dire a Papà Pig che siamo qui per il barbecue? Andiamo! Mammina, possiamo venire a vedere il camion dei pompieri? Certo! Oh, che bello! Questa è la caserma dei pompieri della signora Coniglio. Benvenuti, Peppa e George! Venite a vedere il camion dei pompieri. Accipicchia! Camion pompieri! C'è una scala per arrampicarsi, un tubo per il getto dell'acqua e una grossa campana per suonare. Ding dong, ding dong! Adesso saliamo sulla torretta e vediamo se c'è un incendio. Salve a tutte quante! Ciao, Peppa! Ciao, George! Ah, che ne dite di una tazza di tè e 4 chiacchiere? Sarebbe molto gradevole. C'è anche il telefono! Peppa! Quello è il telefono delle emergenze. Si deve usare soltanto quando c'è un incendio. Ah! Al fuoco! Al fuoco! Qui è la caserma dei pompieri. Dov'è l'incendio? Dov'è l'incendio? Posso parlare con Mamma Pig, per favore? Oh! È Papà Pig! Papà Pig! Non dovresti chiamare questo numero. È un telefono che serve solo per le emergenze. Ma questa è un'emergenza. Ho provato a cercare il ketchup dappertutto. Non riesco a trovarlo. Papà Pig, posso accendere il barbecue adesso? Sì, fai pure, signor Coniglio. Nonno e nonna Pig sono stati invitati a cena. Ciao. Ciao. Salve, figlioli. Dove sono Peppa e George? Stanno dormendo. Che peccato, ci tenevo tanto a vederli. Posso dare una sbirciatina? D'accordo, nonna Pig. Ma fa piano, mi raccomando. Nonna Pig! Nonna Pig! Salve, tesorini miei. Scusate tanto, tornate a dormire. Raccontaci una favola, nonna. Va bene, ma solo se mi promettete che poi farete la nanna senza capricci. Ci addormenteremo appena avrai finito di raccontarcela. D'accordo. Tanto tempo fa viveva... un puledro di nome Pedro Pony, che aveva trovato un fagiolo magico. Oh, sì! Decise di piantarlo e crebbe, fino a diventare una pianta di fagioli enorme, alta fino al cielo. Che bello! Pedro scalò il fusto di quella pianta e su in cima trovò... un orribile mastodontico gigante. Ma a me non piacciono i giganti, a me piacciono le principesse. Ah, certo. Su in cima trovò la bellissima principessa Peppa. E Sir George, il prode cavaliere. E una cuoca che sapeva cucinare le torte più buone del mondo. Mamma Pig, Papà Pig e Nonno Pig sono pronti per cenare. Vado a vedere cosa trattiene Nonna Pig di sopra.
E poi cosa succede alla principessa? Che briccona, nonna Pig! Non li hai fatti ancora addormentare? No, ma le abbiamo promesso che ci addormenteremo quando la favola sarà finita. Sono molto bravo a trovare dei finali, nonna Pig. Tu vai a tavola. Non ci metterò molto. C'era un puledro, una pianta di fagioli, una bella principessa, un cavaliere coraggioso e una cuoca che preparava dei dolci deliziosi. Bene, appena finito di cenare, caddero in un sonno profondo. Fine della storia. Whee! E tutti aspettano il loro turno. Grazie, ma so bene come funziona uno scivolo, Peppa. Ci giocavo anch'io quando ero piccolino. E non è cambiato molto da allora. Davvero? C'erano anche le altalene quando da piccolo venivi al parco? Certo che c'erano le altalene. E c'erano anche le palestrine per arrampicarsi e le giostre. Ma il mio gioco preferito era quello, lo scivolo. Anche a me piace lo scivolo. Tutti aspettano il loro turno per scendere dallo scivolo. Cattivone di un Richard. Lo sai che devi aspettare il tuo turno in fila? Richard è impaziente, non vuole aspettare il turno. Oh, povero Richard, non è facile essere così piccoli, vero? Si affretta di giocare. Visto che Richard è così piccolino, non dovrebbe aspettare tanto tempo in fila. Io non cambierei le regole del gruppo se fossi in te, nonno Pig. Che sciocchezza! Sono certo che i piccini capiranno. È così, no? Ma nonno, George è piccolino, eppure è rimasto in fila come tutti noi. Sì! Anche lui è ancora piccolino e quindi non è giusto che stia in fila ad aspettare. Oh no, Richard e George si sono impadroniti dello scivolo. Nonno, quando riusciremo a giocare anche noi sullo scivolo? Oh, non ti preoccupare, Peppa. Vedrai che i piccolini si stancheranno presto. Oh, io però mi annoio ad aspettare. Anch'io! Che ne dici di andare sull'altalena? Ma c'è Pedro Pony sull'altalena. Pedro, fai salire me adesso, dai. Vorrei giocarci ancora un po' io. Aspetta il tuo turno. Ma sono secoli che stai su quell'altalena. Scendi. Yo-ho-ho! Gli invitati si sono travestiti da pirati. Yo-ho-ho! Solo Pedro Pony ha il costume da cowboy. Eccomi qui, ciurma disfaticati! Lui è nonno cane, travestito da pirata. Ciao, buongiorno, nonno cane! Chiamatemi Barba Bianca! Ciao, Barba Bianca! Siete pronti, diavolo di una marmaglia, a spiegare le vele e ad affrontare il fortunale? Perché parla in quel modo strano? Tutti i pirati parlano così. Chi di voi vuole giocare al gran gioco dei pirati di Caio? Un gioco pericoloso, questo? No, Pedro Pony. Nonno Cane mi ha garantito personalmente che non correrete alcun rischio. State pure tranquilli. Ma sarà divertentissimo. Chi vuole giocare con me? Io! Questo è il nostro piano. Un tempo avevo un forziere d'oro che era mio di diritto, ma mi è stato vilmente sgraffignato da quel maramaldo di Capitan Hog. Cosa? Il gergo dei pirati è difficile da capire. Capitan Hog? Ha rubato il mio tesoro! Tutti sanno che Capitan Hog è un terrificante pirata. Qualcuno di voi probabilmente lo conosce col nome di battaglia Nonno Pig. Nonno Pig! I partecipanti dovranno trovare il nascondiglio di Capitan Hog e riportarmi il tesoro senza essere acciuffati. Urrà! Sono tutti contenti all'idea di giocare ai pirati. Buongiorno, nonno Pig. Stiamo per arrivare. Caramba, amico! Caramba, amico! Nonno Pig e Polly il pappagallo fanno la guardia al tesoro del pirata. Avanti, ciurmaglia! Salite a bordo della tortuga e vento in poppa! Ma cosa dici? Non capisco! Correte alla nave! Yo-ho-ho! Scivolo, scivolo! George vuole fare un giro sullo scivolo gigante. Ok. A più tardi, ragazzi. A più tardi! Coraggio! Fatevi evacuare!
avanti. Chi pesca un anatroccolo vince un gigantesco peluche. Mammina, ti prego, ci proviamo anche noi. Va bene. Un euro, Mamma Pig. Un euro? È per una buona causa, però. Vincerai un gigantesco peluche, mamma. Ci proverò, Peppa, ma non credo che sia così facile. Ha ragione, non ci riuscirà mai. Cosa? È un'impresa impossibile, uno spreco di denaro a dirla tutta. Beh, questo lo vedremo. Mamma Pig ha vinto. Evviva! Sorprendente! Ecco il tuo gigantesco peluche. Non preferiresti un peluche più piccino, Peppa? No, non se ne parla nemmeno. Guarda, mamma, un gigantesco panda di peluche. È un po' troppo grande. No, non è vero. George e Papà Pig sono in fila davanti allo scivolo gigante. È un po' troppo alto, George. Sei proprio sicuro di voler scendere da lassù? Costa un euro, prego. Quanto? Un euro? Ma è un'offerta per una buona causa. Oh no, è un po' troppo alto per George. Non ti preoccupare, George. Arrivo, ti raggiungo subito. Un altro euro, per favore. Oh. A George la paura è passata. Oh, quanto è alto! Ho le vertigini. Quasi quasi scendo dalle scale. Ma non può, le scale sono affollate. Si deve scendere dallo scivolo, Papà Pig. Oh, ok. Wow. E ora voglio mostrarvi dei bellissimi disegni che mi hanno mandato. Qui è ritratta una mela. Ricordatevi, mangiare tanta frutta e tanta verdura vi aiuta a mantenervi in forma. Sono sempre stato bravissimo a mangiare frutta e verdura. E anche fare ginnastica è importante. Oggi verrete con me a inaugurare un nuovo centro sportivo in città. Mamma, per favore, possiamo andare a vedere il signor Patato? Non conviene fare tanta strada solo per vedere una patata. Ma non è affatto solo una patata. No, lui è il signor Patato. Possiamo andare a vederlo dal vivo, mamma, ti prego. Oh, e va bene. Evviva! Una piccola folla si è riunita per l'inaugurazione del nuovo centro sportivo del signor Patato. Guardate, sta arrivando il signor Patato! Il signor Patato! Oh, è soltanto Peppa! Oh. Buongiorno a tutti! Buongiorno, Peppa! Susy pensava che tu fossi il signor Patato. Ma io non assomiglio per niente al signor Patato! No, tu sei molto più grossa! Il signor Patato è un miliardo di volte più grosso di me! No, non è vero, perché lui è una patata! E le patate sono grosse così! Eccolo là, il signor Patato! Arriva il signor Patato! Per favore, un bel urrà per il vostro caro vecchio amico, signor Patato! Urrà! Vero? È una patata davvero enorme! Dichiaro ufficialmente aperto il centro sportivo! Bene, ragazzi! Dobbiamo tutti fare esercizio fisico e mangiare tanta tanta frutta e verdura. Quale frutta e verdura dovremmo mangiare, signor Patato? Mele, arance, carote, pomodori rossi. E le patate no? Equipaggio, pronti per partire? Sì, Papà Pig. Allora, andiamo! Stiamo andando al parco giochi, stiamo andando al parco giochi. A Peppa e George piace moltissimo andare al parco giochi. Oh, perché ci siamo fermati, Papino? Purtroppo c'è un ingorgo. Ma se rimaniamo fermi non arriveremo mai al parco giochi. Non ti preoccupare, George. Le macchine stanno ripartendo. Fermi! Il signor Toro ha fermato il traffico. Che problema c'è, signor Toro? Stiamo facendo dei lavori stradali. Ma c'è uno spruzzo d'acqua che esce dal terreno! Sì, c'è un guasto. Per questo dobbiamo riparare la strada. Secondo lei ci vorrà molto? Penso che ci vorrà il tempo che ci vuole, né più né meno. Cavatrice, cavatrice! A George piacciono le scavatrici. Da questa parte, signor rinoceronte! Ok, capo! Il signor Toro è il capocantiere.
tutta l'acqua che esce dal buco? Viene da una tubatura sotterranea rotta. Tanto, tanto in profondità. Come pensate di ripararla? Scavando una buca grossissima. Bello! Chiudiamo la valvola dell'acqua. George adora le gru. La gru, la gru! Togliamo la tubatura vecchia e arrugginita. E ne mettiamo una nuova di zecca. La ringraziamo per averci mostrato il suo lavoro. Non c'è di che, Mamma Pig. Ciao e arrivederci presto. Il signor Coniglio è il capo stazione. Quanti biglietti servono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 biglietti per i miei alunni e un biglietto per me, per favore. Mi raccomando, non perdete il vostro biglietto. Posso vedere il vostro biglietto, per favore? Temo di averlo perso. Oh, Pedro distrattone, cerca di stare più attento. Eccolo il tuo biglietto. Cerca di non perderlo un'altra volta. Ehi, sta arrivando il treno. Ciuff, ciuff. La signora Coniglio è la macchinista. Conduce il treno. Tutti a bordo. Arriverà. Attenzione, queste sono le vostre schede. Gli alunni devono segnare sulla scheda tutto quello che vedono. Una barca, un segnale ferroviario e una galleria. Io vedo tanti alberi. Ma quelli ci sono sulla scheda? No. Io vedo le nuvole. E le nuvole ci sono sulla scheda? No, c'è nonno cane in barca. Ehi là, ragazzi! Buona giornata, nonno cane! Ma nonno cane c'è sulla scheda? Ma che dici, Peppa? Nonno cane non c'è sulla scheda, non lo vedo. È al timone di una barca, però. E la barca sì che c'è sulla scheda! Ora! Tutti spuntano la barca sulla scheda. Biglietti, per favore! Il signor Coniglio controlla i biglietti ai passeggeri. Penso di aver perso il mio biglietto. Oh, ma che sfortuna! Miau. Il tuo biglietto è qui sul sedile, Pedro. Ti ci eri seduto sopra. Attenzione! Domani festeggiamo la giornata del talento. Chi dice cos'è il talento? Hai talento quando ti piace fare una cosa e ti riesce bene. A me piace tanto guardare la televisione. Ci potrei stare giorni. Pensate a qualcosa che tutti noi desidereremmo vedervi fare. Io, per esempio, so suonare la chitarra. Ascoltate! Miau! I genitori sono venuti a prendere i figli. Ricordate di scegliere qualcosa in cui avete talento per la festa di domani. Per Peppa e George è ora di andare a nanna. Ma io non posso dormire adesso. Non so cosa farò domani per la giornata del talento. Ma tu sei piena di talenti, piccola mia. Sì, sono brava a saltare. Sono brava a cantare. Brilla, brilla, stella in ciel. E so anche ballare. Quando si sanno fare tutte queste cose. Non ti preoccupare, potrai decidere domani stesso. Va bene. È la giornata del talento. Io sono brava a saltare, sono brava a cantare e anche a ballare. Mi sono esercitata fino a tardi ieri sera. Anche io mi sono esercitata a vedere la televisione ieri sera. Ma questo non è un vero talento. Almeno la maestra ha detto che non lo è. Che posso fare allora? Chi vuole mostrare per primo il suo talento ai suoi compagni? Danny cane? Io so suonare il tamburo. Posso suonarlo ancora più forte? No! Sei stato bravissimo, Danny! Hey. Avanti, Pedro Pony! In che cosa hai talento? Nei giochi di prestigio. Dunque, qui abbiamo un bicchiere d'acqua. Attenzione, si vede attraverso.
Oh! E ora, con una piccola magia segreta, farò scomparire l'acqua. Oh! Ciao, nonna Pig! Ciao, Anna Ig! Buongiorno, nipotini miei! Ciao, ciao, buon divertimento! Ciao, ciao, mammina! Vi mostro la stanza dove dormirete stanotte. Questa è la cameretta della mamma quando era piccolina come voi. Tanto, tanto tempo fa. E questo è il lettino dove dormiva tutte le notti. Il letto con le molle. Siete proprio come la vostra mamma quando era piccola. Anche la mamma faceva i salti sul letto. Certo, come no? Ma la mamma ci sgrida sempre quando iniziamo a saltare sul letto. Quando la mamma aveva la vostra età, era birichina proprio come voi. Davvero? Sì. E adesso andiamo a fare due chiacchiere con nonno Pig in giardino. Ciao, nonno Pig. Ciao, nonno Pig. Buongiorno, Peppa. Buongiorno, George. Venite a vedere le mie belle carotine. Nonno Pig è molto fiero dei suoi ortaggi. E da questa parte i miei pisellini. Ma la verdura migliore è la lattughina verde. Oh, no! La mia lattughina verde! Sai, nonnino, credo proprio che quegli uccellini se la siano mangiata. Sì, pennuti. Come mai il tuo spaventapasseri non è riuscito a spaventarli? Perché i pennuti che mangiano la lattughina verde del mio orto sono troppo intelligenti per spaventarsi. Che cosa blateri, nonno Pig? I tuoi amici hanno mangiato un'altra volta tutta la verdura del mio orto. Amici? Quali amici? Tom, Dick e Harrison. Ma no, non si chiamano così. Nonna Pig ha delle gallinelle. Carine! Allora, vi presento Giuditta, Sara e Vanessa, tesorucci. Ciao! E lui si chiama Neville. Ah!